La matematica non è un incubo, soprattutto se la conosci bene. Partiamo proprio dalle basi, l'addizione, la proprietà commutativa e associativa. L'addizione è un'operazione aritmetica che ci permette di unire, mettere insieme. Facciamo un esempio facilissimo: 3 mele più 2 mele, le uniamo, le mettiamo insieme e otteniamo 5 mele. Ed ora passiamo ad un altro concetto di base, che sono i termini dell'addizione, cioè quei nomi che usiamo per chiamare i numeri dell'addizione. Prendiamo ad esempio 20 più 15 uguale 35. Allora 20 e 15 si chiamano addendi. 35 è il risultato dell'operazione, quindi la somma. Il segno di questa operazione si chiama più. Ed ora andiamo a conoscere le proprietà dell'addizione. E conoscere e usare queste proprietà ci permette di fare il calcolo in riga, il calcolo in colonna e anche il calcolo a mente, il calcolo veloce. E quindi andiamo a scoprire quali sono. Allora, una di queste è la proprietà commutativa. Che significa? Abbiamo un'addizione: 150 più 20 uguale 170. Possiamo invertire l'ordine dei numeri, quindi scrivere 20 più 150 e il risultato dell'operazione non cambia. Ed ora cerchiamo di memorizzare la regola. La proprietà commutativa dice che cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia. Ed ora vediamo la proprietà associativa. Facciamo un esempio con un'operazione: 30 più 20 più 15 fa 65. Per velocizzare il calcolo posso unire 30 e 20 che fa 50 e poi aggiungere 15. Ed ora cerchiamo di memorizzare la regoletta. La proprietà associativa dice che se sostituisci due o più addendi con la loro somma, il risultato non cambia. Questa proprietà è molto importante perché ti permette di ridurre gli addendi e quindi velocizzare il calcolo. Facciamo un esempio: 16 più 15 più 5 fa 36. Ma come faccio a velocizzare il calcolo di un'addizione con tre addendi? Posso unirne due e quindi in questo caso unisco 15 più 5 che fa 20, 16 più 20 uguale 46. La proprietà associativa ci permette anche di scomporre un addendo in due o più addendi. Anche in questo caso il risultato non cambia, ma questa proprietà è utilissima per velocizzare il calcolo a mente oppure il calcolo in linea. Ora osserviamo questi esempi. 240 più 18. Ecco, posso scomporre il 18 in 10 più 8. Sarà ora più semplice eseguire questa operazione. 240 più 10 fa 250 più 8, 258. Facciamo un altro esempio. 23 più 15. Qui posso scomporre il 15 in 10 e 5. Sarà più semplice addizionare 23 più 10 fa 33 più 5 fa 38. Ed ora 34 più 42. Scompongo il 42 in 40 più 2. 34 più 40 fa 74 più 2 76. Allora, con il prossimo esempio divideremo in tre addendi il numero 28. 34 più 28 farò innanzitutto 34 più 20 più 8. 34 più 20 fa 54 e poi devo aggiungere 8, ma è un po' scomodo. Quindi l'8 lo suddivido ancora in 6, che insieme al 54 diventa 60, più 2, perciò 62. Capito il trucchetto? Arriviamo alla decina successiva. Ancora un altro esempio: 57 più 21, 57 più 20 più 1. 57 più 20 fa 77 più 1 78. Facilissimo e veloce.
Di sicuro, per facilitare il calcolo a mente, è importante ricordare e imparare benissimo il completamento a 10, cioè da 4 per arrivare a 10 quanto manca? 4 e 6, da 2 manca 8 e quindi padroneggiare questa abilità di calcolo mentale. Ed ora, se vuoi, puoi esercitarti. Prendi carta e penna, scrivi le operazioni, risolvile e lascia il messaggio con la soluzione nei commenti e io ti risponderò.